La questione della corruzione non è una questione di etica, non è una questione di morale, è una questione di efficienza. Ci sono tanti piccoli comportamenti che noi teniamo e che di per sé possono essere innocui, possono essere inutili, possono essere irrilevanti. Ma sapete quello che fa il sistema? Il sistema lo fa l'insieme dei nostri comportamenti. Voi sapete che molto spesso, a proposito dei fenomeni di corruzione, si parla di forme di inquinamento, per cui bisogna punire quelle condotte che di per sé, da sole, magari non sono quelle che danneggiano, che sembrano danneggiare il mondo o quell'interesse specifico che noi prendiamo in considerazione, ma che fanno parte di una serie di condotte che se le facciamo tutte il risultato è che esplodiamo. E la corruzione, i fenomeni di corruzione sono così tante piccole condotte, più o meno, chiamiamole così, borderline, insieme fanno sistema. È logico anche che in questo sistema chi resiste a fronte di chi assume un atteggiamento magari, continuo a dire, borderline, e a fronte di chi assume invece un atteggiamento negativo, è esposto. Oppure, come spesso accade, invece di occuparsi del vero ci si occupa dell'interesse. Non è che siccome noi dobbiamo rappresentare lo Stato e ne dobbiamo tutelare l'immagine, abbiamo il compito di essere ipocriti. Perché questa è un'altra mistificazione alla quale purtroppo ci siamo abituati. Cioè, se nel mio ufficio o nel suo ufficio ci sono delle cose che non vanno, io non devo fare finta che non ci sono, non devo dire tutto va bene, madama la signora, e non sono nemmeno costretto, se istituzionalmente qualcuno mi interpella su alcuni di questi argomenti e non ho dovere di riservatezza, io non ho il dovere di dire ma tutto va bene.